Me and you, we can hold this out. Only you understand how I'm feeling. And I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening. Yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, sono Anastasia e oggi sono qui per rifare la mia equestrian wishlist, perché l'avevo fatta già negli scorsi video, però sono tornata, e anche perché tante cose della vecchia equestrian wishlist, sorry, alla fine sono riuscita a prenderle, e anche quelle che credevo più impossibili da raggiungere, diciamo. Quindi ora vi dico cosa ho quindi preso della... Scusate, ho il telefono in mano perché appunto ho le wishlist qui. Comunque... Allora, quella vecchia, ho praticamente preso tutto, tranne i pantaloni della KKM, che vabbè, sinceramente non ne sento più così bisogno, nel senso, se mi servono più i pantaloni magari comprerò quelli. Il fustino in gel, perché comunque non mi serve, nel senso mio, alla fine va più che bene. E vabbè, l'avevo detto anche lo scorso video, era uno sfizio. E poi comunque adesso non lo uso il fustino, quindi sarebbe veramente inutile comprarlo. E avere abbigliamento più tecnico... Cioè, avrei più abbigliamento tecnico di marche carine. E beh, quello... Mi, in realtà no. E basta, il resto ho fatto tutto, quindi se volete andare a vederla, andatela pure a vedere. Ve la lascio qui o qui, non so ancora da che parte, comunque nelle i. E partiamo con quella nuova. Allora, mi piacerebbe avere una testiera. Io appunto non ho un cavallo mio, ma ho un cavallo in mezza fida. Però mi piacerebbe appunto avere una testiera, perché, boh, perché sì. E vabbè, sarebbe uno sfizio alla fine. Però magari più avanti, non lo so. Non so neanche io. E comunque vi lascio tutte le foto qui. Io qui devo vedere, poi non so se lasciarle qui forse. Qui. Non so, dopo vedo dove lasciarle, comunque dopo le lascio. Dopodiché... un frontalino appunto da abbinare alla testiera, e perché all'inizio volevo appunto un frontalino, poi ho detto sì, però se uso la testiera della scuola, cioè non posso stare lì a cambiarglielo tutte le volte, e quindi dopo mi è venuto anche quella della testiera, e boh, perché sarebbe super carino avere un frontalino, cioè perché poi sono troppo carini i frontalini, e quindi dopo vi lascio appunto la foto qui, o qui, vabbè, vi lascio la foto di tutto. Più o meno appunto quello che vi lascio, nel senso è solo un più o meno. Dopodiché delle stinchiere non mi servono assolutamente, perché appunto, vabbè, le ho, nel senso che non sono le mie, però sono quelle che uso con Talubé, nel senso va benissimo quelle, ci sono intatte, comunque le vorrei identiche, appunto perché vabbè ho preso le paranocche praticamente, cioè della stessa marca e... Sì, cioè non sono esattamente lo stesso modello, però simili. E quindi, vabbè, vorrei anche le stinchiere. Poi vorrei una maglia nuova da gara, perché appunto la mia... Ora ne ho solo una, perché una è andata al creatore. E quindi un'altra maglietta, perché ne ho solo una in questo momento. E quindi un'altra maglietta. E anche qui vi lascio la foto, e ovviamente non è che vorrei proprio quelle... Cioè ve ne lascerò un paio. Io ovviamente anche di quelle non voglio proprio quelle. Cioè mi basterebbe una maglietta da gara un po' decente. Ecco. Vabbè, un sottosella. Che sì, anche quello vi lascerò la fotina. Super carino. Verdone appunto. Perché, boh, perché secondo me ci sta un sacco. Con appunto, punto dopo, una cuffietta. Abbinata ovviamente al sottosella. Dopodiché... c'è l'antimosche, sì, cioè è nella mia wishlist, perché quando ho fatto l'ordine mi sono dimenticata di prendere l'antimosche. Brava Anastasia, complimenti. E quindi vabbè, antimosche. Dopodiché un altro Capitalia. Questa è una cosa che non avrò mai, ma io questo lo so, ma perché... Cioè, okay, non lo so chi c'è, se c'è qualcuno su, guarda giù e implora qualcuno della mia famiglia a regalarmelo. Non lo avrò mai, quindi vabbè, comunque anche di quello vi lascio quello che mi piacerebbe un sacco avere. Dopodiché ci sono due cose che non sono appunto dei beni, scusatemi se mi muovo ma io devo muovermi, comunque non sono, le ultime due cose non sono dei beni, diciamo che sono le cose a cui tengo di più ovviamente, perché
non sono dei beni e sono cose che pian piano magari arriverò a riuscire a fare. Quindi diciamo che sia che appunto una è migliorare il mio assetto, perché appunto non è perfetto, e soprattutto i miei piedi, perché i talloni in giù sì, ok, riesco anche abbastanza a tenerceli. Il problema sono le punte dei piedi che stanno, cioè sono proprio così. Io non lo so, io ci sto provando davvero tantissimo a tenerle sempre dritte, parallele al cavallo, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sto veramente sforzando. Io arrivavo alla fine della lezione che non mi sento più le gambe, ma appunto perché mi sto sforzando a cercare di tenerle, che poi loro tornano come sono prima di tutte le volte. Appunto cerco di tenerle parallele. E soprattutto questa cosa, ma poi anche il fatto delle spalle larghe, perché appunto le tengo abbastanza su, ma non sempre troppo, cioè devo proprio aprirmi, imparare ad aprirmi molto bene, che è una cosa che ancora faccio un po' fatica, e poi, beh, varie cose appunto dell'assetto. Comunque queste due sono le cose principali, le spalle, di aprirmi veramente molto bene, di riuscire ad aprirmi e di tenere chiusi i piedi, perché non lo so, davvero, faccio davvero una fatica assurda a tenere i piedi appunto paralleli. E poi un'altra cosa che mi piacerebbe un sacco provare a fare sarebbe lavorare da terra, imparare a lavorare da terra più che altro, perché io non ho mai lavorato da terra, quindi non è che posso dire mi piacerebbe lavorare da terra, mi piacerebbe imparare a lavorare da terra e poi lavorare da terra, che ovvio che sono cioè imparare a farlo e farlo sono cose che appunto tengono insieme, perché comunque mentre lo fai impari e impari mentre lo fai. E niente, ovviamente la mia card ha deciso di riempirsi esattamente nel momento in cui facevo il video. E quindi niente, stavo dicendo appunto che mi piacerebbe imparare e lavorare da terra. Perché sì, perché secondo me appunto stavo dicendo, mi pare, che aiuta un sacco il rapporto tra cavallo e cavaliere. Non che appunto il cavallo sia mio, ma questo non vuol dire assolutamente niente. E quindi per creare appunto un rapporto più stretto, un rapporto migliore. E basta. Allora, questa era la mia wishlist. Spero che vi sia piaciuta. Cioè, spero che vi sia piaciuto il video più che altro. Se è così, lasciate un pollice in su ed iscrivetevi al canale. E niente, al prossimo video. Un bacione.